Buongiorno, dottor Landais. Buongiorno. Le porgo i più sentiti ringraziamenti per la sua attiva partecipazione agli interessi dell'impresa, a rischio della sua vita e mostrando grande fermezza. Si è cimentato a svelare l'esistenza del gruppo, oggi finalmente sciolto, che divulgava delle informazioni strettamente riservate all'azienda. E per questo lei ha rischiato la sua vita in nome della giustizia. Noi siamo uniti a lei per il dolore della scomparsa di Alfredo Balza e di Aurelio Terrano. La ringrazio. Le consegnerò la valigetta con le informazioni necessarie per incarcerare i membri del gruppo. Incluso anche Gabriela Resca. Dottor Landais, questa però è una faccenda che dobbiamo trattare in privato. Niente! Assolutamente niente sarà trattato in privato. Ora si calmi, per favore, si calmi. Ho già provveduto perché venissero analizzate tutte le prove a disposizione e questa sera stessa ne avremo un resoconto completo. Che ne sarà di Resca? Perché lo proteggete? Buongiorno, signor Presidente, l'ingegnere Resca la sta aspettando fuori. Gli dica che può entrare immediatamente. Permesso. E perché Resca è ancora libero? Vuole ancora delle altre prove? Senta, dottor Landais, lei è un uomo molto giovane, di indiscusso talento, brillante, come si dice, no? Ma ci sono delle occasioni in cui alcuni devono apparire quello che non sono, per poter scoprire meglio chi siano gli altri. Si fidi di me completamente. Resca ora desidera parlare con lei. Lui le spiegherà tutto. È arrivato il momento di definire ogni cosa tra te e me. Chi è? Buongiorno. Salve. È lei la signora Eloisa Resca? Sì, mi dica. Mi chiamo Gustavo Aranio. Sono l'avvocato del dottor Luis Eduardo Landais. Sarita. Sì? Per favore. Permesso. E spero che tutto si chiarisca con la verità, finalmente. Sì, lo spero anch'io. Ho consegnato tutte le prove contro di lei. E ormai andrà in carcere. Pagherà così per tutti i suoi delitti. E per i miei due amici. C'è comunque dell'altro ben più importante di cui io e te dobbiamo discutere. Non si tratta solo di morte, ma di vita. Si tratta di nostro figlio. C'è comunque dell'altro ben più importante di cui io e te dobbiamo discutere. E non si tratta solo di morte, ma di vita. Si tratta di nostro figlio. E allora Eloisa ha parlato? Sì. Mi ha detto che dal mondo dell'aldilà pare sia arrivato un fantasma. Ah, tu non immagini quante volte abbiamo fantasticato su come fossi, su come fosse il tuo viso, chi tu fossi, tutto, tutto, tutto. Ma per noi due eri solo un codice, un numero lasciato in memoria soltanto a un computer. Ma sei vivo, non sei più un fantasma. Chissà, forse tutti noi non siamo altro che fantasmi. No, Eloisa ed io non siamo dei fantasmi. E mio figlio, quel piccolino, esiste. Ognuno di noi ha il suo destino nelle sue stesse mani. Non credo che lei avrà molto a che vedere con il destino di mio figlio. Ah, no. Ora se ne andrà in prigione. E da lì credo che non uscirà per parecchio tempo, sa? No? No. E tu pensi che li abbandonerò? Sì. Che abbandonerò Eloisa? Sì. Forse si è sempre sbagliato. Adesso stai esagerando, sai, non ti permetterò di parlare in quel modo di lei. Mi hai capito? Chi me lo dice, lei? Sì, lo dico io. Per prima cosa, signora Resca pagherà per tutte le responsabilità che ha avuto riguardo ai miei due più cari amici che ha fatto uccidere. E per secondo, lei deve accettare le decisioni di tutti quanti i membri di questa impresa circa la sua partecipazione effettiva. E stia fermo, è meglio per lei. Per la sua effettiva partecipazione alle trattative illegali di compravendita del petrolio. Sì. Lei ha tradito il suo gruppo all'ultimo momento. Ok? Li ha ingannati tutti quanti. Ah, sì. Però me, no. No. No.
E allora, perché non ti ho ucciso? Avrei potuto ucciderti. E anch'io avrei potuto ucciderla. Però io non sono un assassino. E nemmeno io, lo sai? Impossibile. L'unico padre di mio figlio è mio marito. Per certe circostanze che anche lei conosce, signora, sappiamo chi sia il vero padre di suo figlio. L'autentico padre di suo figlio. Esiste un chiaro certificato di nascita, autenticato e legittimamente registrato. Signora, ogni bambino può essere registrato in differenti modi e questo lei lo sa molto bene. Non esiste alcuna prova che mio figlio non sia figlio di Gabriele, suo padre. E invece ci sono, signora. E mi creda che siamo seriamente intenzionati a presentarle. E ora mi dica una cosa. Ha mai sentito parlare lei di uteri affittati? Sì, certo, sì. E delle donne portatrici? Però tutto questo non ha nulla a che vedere con la mia maternità. È la controparte. Il completamento. Visto che esiste un donante, c'è una ricevente. Quando si dà, qualcuno riceve, no? Ma questo è un fatto unico, molto personale e molto delicato. Mi dica un'altra cosa, Eloisa. Lei sarebbe forse capace di abbandonare suo figlio a una donna sconosciuta per il semplice fatto di avere firmato un patto? Sarebbe forse in grado di rinunciare a suo figlio? No, io no. Ma non giudico. Però non mi riuscirebbe di certo facile comprenderlo. Non potrei mai abbandonare un figlio. Perché fa parte di lei, non è vero? Perché possiede il suo sangue. Perché possiede i suoi geni, i suoi cromosomi. Tutto sommato, lei mi ha confermato tutti i sentimenti del dottor Luis Eduardo Landaes. Lasci che le dia un consiglio, signora. Chi potrebbe incolparlo di desiderare di crescere suo figlio? Di voler combattere per il suo futuro? E infine di volere legalizzare la sua paternità? Mi pare che nessuno di voi due abbia chiaro in mente il vero significato della parola etica professionale e umana. Queste cose accadono, ma dovrebbero accadere soltanto in segreto, non le pare? Signora, le sto parlando della verità. Lei forse conosce qualcosa di più etico della verità? Agente speciale del Dipartimento Investigativo di questa impresa. Che menzogna è questa? Ma chi la sta proteggendo, eh? Senti, sono protetto dalla verità. Dalla verità. Sono ormai ben 7 anni che presto il mio servizio al Dipartimento Investigativo. E ognuno degli assegni emessi a mio favore è stato registrato al Dipartimento. Come documento strettamente privato. E anche le tue prove si trovano anch'esse registrate e tutte analizzate da me. Vedi, Luis Eduardo, quando ti ho negato di aver sentito Aurelio, l'ho fatto solo per tentare di salvarti la vita e nonostante questo sei stato sul punto di perderla. Perché lì in ospedale uno del gruppo ti stava ascoltando e quindi ti hanno procurato quell'incidente del quale io non sono affatto responsabile. E tantomeno mi sento responsabile di avere tuo figlio. L'ho fatto per Eloisa. E ora? Ora che conosci la verità, accettala. Ci sono tuttavia altre cose molto più importanti che dovremo decidere in piena priorità. Parteciperò a un campionato di tiro. E ti chiedo, per favore, di volermi accompagnare. Desidero che tu conosca un po' la mia vita e che mi comprendessi e che per una volta mi accettassi per quello che realmente sono. È per il suo bene, del bimbo. Sì, con il tempo. Forse con il tempo. No, 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 no. Non confido nel tempo. Ora questo è il mio più grande problema. Prenda i suoi documenti. Sono segreti.
Grazie. Come potrebbero accordarsi per il bimbo, se si odiano? Lei lo sa? Sì. Sì, ho potuto constatarlo. Posso sedermi? Si accomodi. Sì, ho potuto verificarlo da quel poco che ho parlato con Luis Eduardo. E io come potrei? Cosa dovrò dirgli quando il bimbo me lo chiederà, vedendo quei due uomini vicino a lui? Beh, queste sono cose che verranno automaticamente date dai fatti. Ma che cosa pretende Luis Eduardo? Che si agisca come una causa di divorzio? Sì, è proprio così che intende. E il bimbo? Chi può dire quanto lo danneggerà? Il mio giudizio personale è che non trovo affatto giusto che suo vero padre non possa partecipare alla sua vita. No, la nostra vita non deve cambiare. Ci avevo pensato, avvocato. Sì, ci avevo pensato, e davvero. Ma non può essere. Distruggerei la mia famiglia. Ma lui ha dei diritti su suo figlio, signora. Un diritto naturale. E sappia che mi adopererò fermamente perché possa diventare anche un diritto legale. E i miei diritti? Li conosce, avvocato? Beh, lei in quanto madre, signora, li possiede proprio tutti, no? Tra pochissimo tempo lo sa che non potrà più dirmi queste cose. Tra pochissimo tempo, voi, cari signori uomini, dovrete cedere alle madri gli stessi diritti che arbitrariamente avete avuto finora come padri. Signora, le leggi, come tutto, cambiano. Al ritmo con cui vi evolvete voi uomini, padroni della società. Accidenti. Sono francamente sorpreso di lei, signora. Non l'avrei mai sospettata di femminismo. Non sono una femminista, avvocato. Sono una donna. Però non potrete mai togliermi il diritto a un bimbo che ho cresciuto dentro di me. Alcune donne, avvocato, hanno dei figli così inconsciamente, forse per un semplice caso. Ma mio marito ed io abbiamo valutato con coscienza il fatto di avere un figlio. L'adozione è un atto molto nobile. Però se una donna può avere l'opportunità di praticare l'inseminazione artificiale, una scoperta tanto grande e meravigliosa, mi creda, è libera di farlo. E il suo compagno deve spogliarsi di egoismi e di complessi e accettare l'inseminazione. Per quello che mi riguarda, il donatore non esiste. E non deve esistere. Questo è un caso del tutto straordinario, signora. Si immagini che mi sono consultato con fior di specialisti in materia a livello mondiale. E mi creda che è la prima volta che la vera identità di un donatore riesce a trapelare in questo modo. Non era mai accaduto prima. E francamente penso che sarà difficile che accada ancora. Sempre per il fatto che l'identità del donatore e del padre sono state rigidamente rese segrete. È per questo che le ho appena detto che il suo caso è unico e irripetibile. Unico, avvocato. Però è accaduto a me. Sa, vorrei proprio dirle una cosa, avvocato... Aranco, Gustavo Adolfo Aranco. Ho lottato tantissimo per avere questo mio figlio. E ora che ci sono riuscita, non sarà lei, né Luis Edoardo, né chissà chi a separarmene. Questo fa parte del mio mondo. E l'ho sempre tenuto nascosto, anche a Di Luisa. Pensando che non dovesse saperlo. E anche per evitarle dei traumi, delle angosce. Non pensa che sia ingiusto nei suoi confronti mantenerle questo segreto? Non ho mai pensato che mi succedesse qualcosa. Ti assicuro che non l'ho mai pensato. Io adoro il pericolo. Però adesso le cose sono cambiate. Ora lo abbandonerò. La mia vita adesso ha ancora più senso. E penso che sia meglio che viva un po' più tranquillo. Con meno stress. Sento che devo rimanere vivo, vivo. Questo lo faccio, devo farlo. Per lui ed Eloisa. L'ho visto crescere dentro il suo ventre, Luis Eduardo. Amo molto quel bambino.
E dal momento in cui abbiamo deciso di averlo, la mia vita è cambiata. La mia vita ha ora un ulteriore significato. Potrei anche rinunciare a lui. Potrei anche lasciartelo. Però quel bimbo è di Eloisa. Appartiene completamente a lei. È cresciuto dentro di lei. E non voglio, sai, non voglio cominciare con te una battaglia senza alcun senso. Non ho voglia di combattere per quel bambino. Ho imparato ad amarlo e a rispettarlo. E proprio perché lo rispetto, sono anche disposto a lasciartelo. So che non ci saranno vincitori, Luis Eduardo, ma solo dei vinti. Fare affari COEF, una grande operazione del centro arredamenti COEF di Empoli. Dal 15 marzo al 30 aprile, Fare affari COEF ti offre uno sconto del 22% sulle cucine. Fare affari COEF è un'iniziativa del centro arredamenti COEF con i suoi più qualificati fornitori. COEF, la primavera, entra in cucina. In via dei Cappuccini 75 ad Empoli. Lo scudo Mangini Spazio Moda. Raccogli 20 scudi, uno ogni 100.000 lire di spesa e avrai una mountain bike in omaggio. Vieni da Mangini Spazio Moda. Troverai novità, risparmio e mountain bike in regalo. Mangini Spazio Moda. Firenze Nova, limite sull'Arno, la rosa di Terricciola. Imperial, la catena di negozi che ti fa risparmiare. Ricordati, nei nostri negozi, tutti i giorni a rotazione, vendiamo alcuni articoli al puro prezzo di costo. Caccia al prezzo. Vieni da noi a scoprire quali sono gli articoli al prezzo di costo. Caccia al prezzo. Imperial, via Benedetto Marcello, via Doni, via Mannelli, viale Ariosto, via Giampaolo Orsini. Attenzione, continua la grande liquidazione Magnani, con abbigliamento e confezioni primavera-estate 1991, per uomo e donna. Sì, Magnani chiude e liquida tutto. Avete capito bene, Magnani chiude e liquida tutto. Correte subito, alcuni esempi. Per lei, gonne a 9.000 lire, giacche a 49.000 lire, vestiti a 19.000 lire, tailleur a 68.000 lire. Per lui, pantaloni a 29.000 lire, giacche a 49.000 lire, camicie a 19.000 lire, vestiti completi a 89.000 lire. Correte subito, chi prima arriva, meglio acquista! È tennis. È nuoto. È pallavolo. È atletica. È calcio. Insomma, è sport. Anzi, è weekend sport. Anticipazioni, commenti, interviste e ospiti. Weekend sport. Su questi schermi in diretta il sabato alle 18.30 e in replica la domenica alle 12.30. Eloisa! 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 Me ne vado. Me ne andrò per sempre con mio figlio. Ora decidi, Gabriele. Vuoi venire anche tu con me o no? Sì, signore, così. L'appuntamento è per domani alle 16. L'aspettiamo. Buongiorno, professor Arellano. Buongiorno, Luis Edoardo. Mi spiace molto per la perdita del nostro amico e collega, dottor Alfredo Balsa. La ringrazio molto. Vorrei parlarti in privato. Sì, sì, senz'altro. Si accomodi pure nel mio ufficio. Grazie.
Rita, che nessuno mi disturbi a meno che non si tratti di un'emergenza. Va bene, non si preoccupi. Professore, immagino già perché sia qui. E mi creda che sono disposto ad affrontare e a subire tutte le mie colpe. No. E invece non lo immagini, Luis Edoardo. Non hai la minima idea del perché mi trovi qui. Per questo non sarai di certo pronto. Di sicuro non te lo aspetterai. No, non te lo puoi immaginare, Luis Edoardo. Non puoi nemmeno supporre perché io sia qui. E di certo ti troverò impreparato, perché non te lo aspetterai. E qual è la sua sorpresa? Ultimamente ho avuto dei capovolgimenti tali che ora nulla può più turbarmi. Avevo pensato che fossi un uomo leale, rispettoso dei diritti delle altre persone. Ma come sei stato capace di intrufolarti nel mio ufficio come un qualsiasi ladro e manomettere i miei archivi? E impossessarti dei miei dati? Dov'è finita la tua etica? Non sei degno di essere medico. Professore, in quel momento ero del tutto fuori di me. Ero in completa confusione. L'unica cosa che mi premeva era cercare mio figlio. Ma hai osato consultare dei dati segreti. Tu, un uomo retto, un medico. Potrei denunciarti e te lo meriteresti. Faccia pure quello che crede. E hai anche mandato un avvocato da Eloisa. Ma su cosa si baserà l'avvocato? Su dati che ormai non esistono più? Io li ho eliminati. No. Lei non può. E nemmeno tu dovevi conoscerne l'esistenza. Io devo proteggere le persone che hanno fede in me. Non farò di certo come te che hai tradito la mia fiducia. Sappi che li difenderò anche a costo di mentire se sarà necessario. Se la chiameranno a deporre, lei è tenuto a dire la verità. Ma l'unica verità è che quel bambino è figlio di Eloisa e Gabriele Aresca. Loro sono i suoi genitori. Gli unici che hanno il diritto di esserlo, nessun altro. Capiscilo e accettalo. Se farai altri passi contro quelle persone, troverai in me il più estremo oppositore. E confrontarti con loro sarà come confrontarti con me. Allontanati da quella famiglia, Luis Edoardo. Fallo, per l'amor di Dio. Ma quello che desidero è di stare assieme a loro. Cosa sarebbe successo se non avessi avuto l'incidente? Ti sarebbe interessato ugualmente il bambino? No, non te ne saresti nemmeno curato, e lo sai. Perché tu non ne avevi bisogno allora. Tu sei un grande egoista. Non ti interessa di rovinare quel matrimonio, quella famiglia, e proprio quella di tuo figlio. È questo il grande padre che pretendi di essere? Se tu pensassi veramente al bimbo, e non soltanto a te, e solamente in funzione tua, dimostrando il massimo dell'egoismo, lo lasceresti. Gli permetteresti di essere sereno, come tempo fa mi avevi detto. Quello non ci lascerà mai in pace, Gabriele, finché non ce ne andremo. Non mi è possibile vivere con questa angoscia. Pensa se lui portasse via mio figlio. Eloisa, ma non può essere così incosciente. Sì, ma è così tormentato, ossessionato da mio figlio. E se me lo prende? Calmati, tesoro, ho appena parlato con lui. E mi ha dimostrato di essere una persona sensibile. D'altronde dobbiamo capire che è direttamente coinvolto in queste situazioni. Ricorda che ha appena perso il suo migliore amico, che poco prima di mancare gli ha anche detto delle cose che lo hanno scosso. Aggiungi poi l'incidente che ha avuto e che lo ha ridotto nello stato che tu sai. Qualsiasi persona al suo posto sarebbe disperata o diventata pazza. Dobbiamo capirlo. Però ti assicuro, cara, che parlando con lui mi ha dimostrato di essere una persona sensibile, onesta, intelligente. Una persona capace di capire delle cose che normalmente nessuno riesce a intuire. Sì, Gabriele, però si è identificato con te. Sì, va bene, lo ha fatto, ma poi lo ha accettato, no? E se è riuscito ad accettarlo vuol dire che è una persona che, sì, che vale. Devi pensare che chiunque avrebbe avuto dei dubbi, e con ragione, anche tu hai avuto dei dubbi, Eloisa. No, ti assicuro che non è successo, e tu lo sai bene. Non dubiterai mai di te.
Ne ho bisogno. Ho bisogno di te, della tua assoluta fiducia. Ne ho bisogno per poter affrontare qualsiasi problema. Qualsiasi problema che si presentasse a te, a me. E a quel bambino, Eloisa. A quel bambino a cui io devo tanto. Lo sai? Ho incominciato a sentirlo mio. Ad amarlo. E oggi, amore mio, potrei dirti che non riesco ad allontanarmi da lui. E non posso vivere senza di lui. E non permetterò mai che nessuno e niente per tutta la vita possa farvi alcun male, né a te né a lui. E ora affronteremo tutto insieme, tu ed io, come lo abbiamo sempre fatto. Una famiglia, con anche un figlio, tesoro. E inoltre, credo che quel ragazzo non distruggerà quello che ha contribuito a formare. Ne sono certo, tesoro, perché credo in lui. E se sarà davvero così, ti assicuro che non mi sentirò più defraudato, bensì contento di aver avuto un figlio grazie a lui. Perché vedrai, Luisa, che prima o poi anche lui capirà che è meglio che tutto rimanga così. Ti chiedo di rinunciare a quel bambino. Mi sta chiedendo di rinunciare a quello che amo di più. Per il bene di tuo figlio, non lo faresti? Sì, per lui sì. È così piccolo. È così indifeso. Non me lo perdonerei di averlo danneggiato. Rimanendo presente nella sua vita, gli farai del male. E anche a quelle due persone che purtroppo non ne hanno alcuna colpa. E perché tutto questo, Luis Edoardo? Perché hai avuto la disgrazia di rimanere sterile in quell'incidente? Scaricheresti il peso di questo fatto su tuo figlio. Senti, io tenterò un'operazione. Devi avere fiducia che tutto si risolverà al meglio e potrai avere altri figli. La tua sterilità non è definitiva. Però attenzione, non devi basare su questo la tua decisione. Dovrai riconoscere come uomo e come medico che quei due hanno diritto alla loro vita. Dovrai decidere ora quello che riterrai giusto. Tu sei uno scienziato. Non puoi tradire per primo la scienza. Lascia che quel bimbo rimanga con chi l'ha desiderato. Lo sai che appartiene a loro. Non puoi sapere cosa mi sia successo. Tante cose importanti, sai. Però una è la più importante. Ed è la tua assenza. E questo non riuscirò a perdonarmelo. Alfredo, avrei tanto bisogno di parlarti. Oppure anche che tu solo mi ascoltassi. Com'è orribile tutto. Com'è terribile per me vivere così. I rasoi Philips, la perfetta rasatura a doppia azione, oggi ti regalano Radio Pocket, lo stereo tascabile con cuffia. Radio Pocket in regalo con i rasoi Philips fino al 31 maggio. E non solo questo. Altri regali vi aspettano da Cesare. Occhio al bollino rosso.
Cesari, ad Empoli, il grande centro casa, amico della casa. Scarpa In, il grande self-service di qualità e convenienza. Grande scelta tra migliaia di scarpe uomo-donna della nuova collezione. Eccezionale, Converse originali a 29.000 lire. Le ultime novità moda a 19.000. Tennis uomo 19.000 lire, ragazzo 10.000. Ed inoltre vasto assortimento delle migliori marche tennis. Poi ancora borse, valigie, articoli in pelle. Scarpa In, a Pontedera, località La Bianca, e a San Giuliano Terme, nei pressi della stazione. Metti grinta alle tue idee, coi grandi PC Amstrad MS-DOS. Io gioco, io studio, io lavoro con grinta. E ora programmi, 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 100 programmi e la stampante sono compresi nel prezzo. Metti grinta alle tue idee con Amstrad. Lo scudo Mangini Spazio Moda. Raccogli 20 scudi, uno ogni 100.000 lire di spesa e avrai una mountain bike in omaggio. Vieni da Mangini Spazio Moda. Troverai novità, risparmio e mountain bike in regalo. Mangini Spazio Moda. Firenze Nova, limite sull'Arno, La Rosa di Terricciola. Elegante, originale, esclusivo, prestigioso, straordinario, unico. È il nuovo telefono portatile NEC, disponibile subito presso la catena dei negozi Imperial a Firenze. Salve, quella che vedete è la realizzazione di un soggiorno da noi eseguito. Sono qui con voi per studiare un habitat evoluto e di classe, dove niente è lasciato al caso. I nostri arredi sono inseriti in alcuni dei palazzi più rappresentativi d'Italia, fra cui Palazzo Ducale di Bolzano, sale e biblioteche, Prefettura di Savona, cucine e salotti, Prefettura di Novara, camere e saloni, Palazzo dei Signori di Treviso, salone di conferenze, Prefettura di Foggia, soggiorni e saloni, Palazzo Medici Riccardi di Firenze, studi e sale riunioni. Gli arredamenti fiorentini mettono a vostra disposizione la professionalità del loro staff tecnico e la sapienza artigiana delle maestranze per dare alla vostra casa calore e personalità. Vi attendiamo in via Baracca 132A Firenze. Arrivederci. Non preoccuparti. Puoi pure concederti le tue meritatissime vacanze. Quando rientrerai, se lo vorrai, potrai andare nella nostra succursale o la filiale che sceglierai, però io vorrei che tu rimanessi. Grazie, signor Presidente. Desidero ricordarle che l'esito della missione non sarebbe stata positiva senza l'aiuto di Aurelio Terran. Sì, sì, è vero. Qui da noi c'è gente di molto valore e ci rendiamo conto della dolorosa perdita che abbiamo avuto. Aurelio era un uomo di grande talento. E Alfredo Balza? Beh, preferisco per ora non parlarne. Comunque non è stato tutto invano. Abbiamo preso in poco tempo i colpevoli e renderemo al nostro paese tutti quei milioni rubati. Bene. Ora posso andarmene. Mi aspettano. Mia moglie e mio figlio. Saluti molto sua moglie da parte mia. E appena rientrerà le sarei grato se passasse da me. Si ricordi che ho dei grandi progetti per lei. No, non si tratterà più di missioni speciali, no. Le spiegherò tutto al suo rientro. Grazie intanto. E si rilassi serenamente con la sua famiglia. Grazie. A presto. Allora, arrivederci. Salute. Tutti. Salve. No, 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 tesoro. Forse ha sonno, sì. Sì, adesso lo porto nella sua cameretta. Gli faccio un bagnetto e poi lo metto a nanna, vero piccolo? Ha tanto sonno il mio tesoro. A più tardi, signore. A dopo, Sara.
così bello vederti passeggiare in mezzo ai tuoi fiori. Ciao, Luis. Ciao. Sei molto bella, volevo dirtelo. Me ne vado. Io me ne vado per sempre. Perché? Perché si compie il mio destino. Però mi piacerebbe portare con me qualcosa di tuo. Una rosa.